prendere meglio in conto la demografia vuol dire meglio tutelare la democrazia. Ci sono state delle vari cambiamenti demografici nei vari Stati membri, questi devono riflettersi in un numero diverso di deputati che sono eletti nei vari Stati membri. È necessario anche aumentare il numero dei parlamentari che verranno eletti nel 2024. Continua però un'altra battaglia, che è quella delle liste transnazionali. Noi vogliamo prepararci per le elezioni europee del 2024 con un Parlamento che rifletta meglio la demografia nei vari Stati membri, ma anche che possa dare la possibilità ai cittadini di eleggere un certo numero di deputati attraverso le liste transnazionali. Il primo risultato l'abbiamo raggiunto stamattina, continua la battaglia sul secondo.